Ripeto, insomma, che questo che non è un anime della mia infanzia. Non ho la presunzione, come è stato per esempio per Hunter x Hunter, di poter sforare e vincere. Mi impegnerò. Quindi, non siate cattivi, è quiz! Sono alla vostra mercè. Alla nostra mercè. Sì. Inizio facile. Ricordiamo che hai i due aiuti a disposizione più uno, che è la mazza da baseball. Quali sono questi due aiuti? Ricordiamolo. Il nostro aiuto. E il nostro non aiuto. O il nostro non aiuto. Dipende da come ce la sentiamo, tipo piccolo. E il 50-50, che per te oggi sarà un 25 forse. Esatto, forse, perché comunque può essere che c'è la sua mezza risposta. È normale che non lo sai. Da un punto. Io non so niente, ragazzi. Ci sono un sacco, purtroppo, come temevamo, ci sono molte domande di cui lui sa già la risposta. Allora, già ho messo che l'hai indovinata, quindi. Ah! Allora, in quale altro anime è possibile notare la citazione all'albero della vita? A, Fullmetal Alchemist. B, Berserk. C, Hunter x Hunter. D, Ranma. Io dico la A, no? È quella corretta, giusto, giusto. Giusto, giusto. Ogni domanda che io indovino metterò lo spezzone del video dell'applauso finale di Neon Genesis Evangelion. Giusto. Con un personaggio diverso, siccome sono tanti personaggi. Esatto, hai voglia. Per tutte le domande, proprio spammiamo. Ci sono un po' carino. Uno, due, tre, punti. Va bene. Quindi da tre punti, che però purtroppo so la risposta. Allora, come si chiama l'animale domestico di Misato Katsuragi? A, pen. B, pen pen. C, penguin. D, pingu. Questo è pingu. Pingu l'ha scelto lui, lo dico perché anche a me ha fatto ridere tantissimo. Beh, si chiama il pingu. Allora, il animale domestico di Katsuragi si chiama Pen, okay. Quindi è la A, perché ho detto che era la A, la Pen. È la tua risposta definitiva? Yep. La accendiamo? Yep. No, è Pen. L'animale domestico si chiama Pen Pen. Pen alla seconda ce l'è con la riga. Pen alla seconda, non ma Pen no. Alla seconda. No, non è vero, no, mi state infatti questo abbiamo messo veramente mi state fregando. Penna nel collare si inquadra anche negli episodi, vedete, benissimo. Se poi prendo Wikipedia. Penna alla seconda e Penna due piccolino. L'hanno messo letteralmente con la spada di Longinus nello. Andiamo difficili. Quale pilota è nato lo stesso giorno del Second Impact? A, Second Children. B, Third Children. C, Fourth Children. D, Fifth Children. Però questa in realtà la so. Allora, il Second Impact è accaduto il 13 settembre del 2000. Non lo so. Ma non lo so se sono dai 5 punti, quindi. Non lo so assolutamente. Ma proprio zero. Io la voglio sparare. Vabbè, io restringo le risposte a Asuka, quindi Second Children, e lo Stupid Shinji, come lo chiamo lei, Asuka lo chiama Stupid Shinji. Stupid Shinji. Siccome l'anime è incendiato intorno a Stupid Shinji, quindi rispondo Third Children, anche che so. Third Children. È la tua risposta definitiva? Un'altra qui. La accendiamo? So solo che è il 13 settembre del 2000. La accendiamo? Sì. Ed è il Forci. Il loro compagno di scuola deficiente? Che non mi ricordo neanche il nome. Quello che lo picchi all'inizio? Sì. Queste cose. Vabbè, tanto poi ci sarà forse una domanda sul suo amichetto, quindi. Non sono afferrato perché non è un anime della mia infanzia, è un anime della mia vecchiaia. Allora, vediamo. Tu l'hai scelto. Secondi. Ma ce l'hanno. Io non ho scelto, ce l'hanno chiesto. Amici suoi ce l'hanno chiesto, la nostra vicina ce l'ha chiesto. Esatto, tutti. Io non te l'ho chiesto.
Cioè chiede anche il nostro format per la sigla. Visto che l'abbiamo parlato, l'abbiamo introdotto, facciamola questa qui da tre punti. Dell'amichetto scemo. Che potresti ricordare. Certo, sicuro. Suzuhara ritiene il protagonista responsabile di un incidente accaduto a un membro della sua famiglia. La sua risposta. Quale? A. Madre. B. Sorella. C. Padre. D. Fratello. B. La sorella! Sono sicura mille per mille. Ah, quindi visto che la risposta non sì. È giusto. Con graduazioni! Immaginavo. Tu lo ricordi? Cioè, no, quello sì. Gli dà lo schiaffo. No, gli dà uno schiaffo, gli dà due cazzotti. Sì, esatto, perché pensa che... E poi si scusa. Sì, si scusa perché tra l'altro la sorella gli dice di scusarsi. Anzi, dovresti ringraziarlo che salva lui, salva l'umanità. Chi ha recuperato sti punti? Secondo? Il regista, tale... Hideko Anno, per la creazione dell'anime, sì, inizialmente sì, pensò di prendere, di intraprendere anzi, la strada di un sequel. Esatto. Di quale anime stiamo parlando? Di quale anime voleva fare il sequel? A. Mazinga Z. B. Il mistero della pietra azzurra. C. Angel Sanctuary. D. Berserk. Se tu conosci un po'... Allora, secondo me Mazinga... Io non lo so. Secondo mi dispiace me... per te. Secondo voi... Aiuti, se secondo me... Aiuti. Secondo me... Secondo me... Mazinga... E c'è Mazinga, giusto? Sì, Mazinga Z. È un clickbait vostro. Un clickbait? Sì, è un answerbait. Cosa sarà il insomma titolo? Mazinga clickbait. Sì. Ma insomma... Poi, secondo me... Ora, il tema principale di No Chiesa Evangelion è la questione della vita. Quindi mi aspetto che se lui per questo anime lo voleva vedere come un'estensione di qualche anime precedente, secondo me dovrebbe intraprendere la storia per quanto riguarda la creazione della vita sulla Terra. Ora, io non ho mai visto Mazinga nella mia vita, però potrei rispondere con l'unico anime che non conosco. Cioè? Enzo Sanctuary. È la tua risposta definitiva? No, ma sì. No, ma sì. Ma su, ma dai. Ma su, ma dai. La tua risposta definitiva? No, ma sì. O sì o no? Sì. L'accendiamo? No, ma sì. Sì, l'accendiamo. È sbagliato. Ovvio che è sbagliato. Ed è invece una delle opere che conosci anche tu. Il mistero della pietra. No, non ci posso credere che quella sia azzurra. Era il regista del mistero della pietra azzurra. L'ho visto prima. Dopo l'anime. E non c'è Nadia, bellissima. Lui quando si riprese dalla depressione, inizialmente pensò di creare Neon Genesis Evangelion come sequel del mistero della pietra azzurra. Poi sviluppato per la sua via, diciamo, per tutta l'altra strada. Però il mistero della pietra azzurra l'ho visto 20 anni fa, insomma, non mi ricordo niente. E pensavo che tu cercando Ideaco vedessi tutti gli anni che lui avesse fatto. Altra... Ragazzi, sono stato pieno di lavoro, ho fatto poche ricerche, fagli purtroppo. Questa. Ti faccio questa domanda di cui dovresti sapere la risposta. Tutto ogni volta che non ho la risposta, non ce la so mai. Perché è sempre su... Vabbè, è da un punto. Questo l'abbiamo cambiato, da un punto, vabbè, a un punto. Pen Pen appartiene alla nuova razza delle sorgenti di che cosa? A. Termali. B. Maledette. C. Incantate. D. Artiche. Questo è fatto punto. Io non ho capito niente. Allora, Pen Pen, il pinguino. Sì. Appartiene... Non è un pinguino. No? Tu non sai la storia di Pen Pen. Pen Pen è una sorta di esperimento che appartiene a quella che viene chiamata la nuova razza delle sorgenti. Per questo l'abbiamo poi spostato. Allora, io l'unica cosa che mi ricordo è che le sorgenti termali. Però non so se mi ricordo male. Non lo so. Perché io sorgente maledetta e lasciamo perdere. Le sorgenti artiche, secondo me è un vostro clickbait perché ha a che fare con l'Antartide. Vabbè. Io mi ricordo che lo Stupid Shinji quando va in bagno lo dice qualcosa, Katsuragi che dice qualcosa per quanto riguarda le sorgenti del male, che io effettivamente non ho mai fatto no caso, me ne stavo altamente sbattendo i c***i.
Quindi dai, termali? Sì, ma no. La accendiamo? Sì. E la tua risposta unica e ultima e definitiva da prendere? Accendiamo? Pressappoco sì. Pressappoco sì. È sbagliato. Io. Esatto. Ah, bocca a perché se mai è da... Ti che era un mio clickbait se gli avevo messo... Ma visto che mettevi clickbait? Se tu gli estrogi! Ti faccio recuperare un altro punto, facile fare. Vabbè, fammela capire cosa ha fatto anche io. Su che canale? Su che canale andò in onda per la prima volta in Italia Neon Genesis Evangelion? Ma io lo so, in Giappone, non in Italia. Te lo dico in Italia, è in Giappone, Italia. A, Rai 2. B, Italia 1. C, Telemonte Carlo. D, MC. È da un punto. D, MTV. È da un punto? Allora, Italia 1, no sicuro. No sicuro, non era. Perché Rai 2? Può essere Rai 2 che non vedevo mai. Telemonte Carlo che vedevo, ma mi sentivi in che anno? Perché è del 96, in quale anno l'ho trovato in Italia? Non lo sai. Ma se io te lo dico, tu ti puoi arrivare. Perché se ti dico che dopo il 2000 tu dici Telemonte Carlo non esisteva più. Ah, non esisteva più. Se ti dico che è prima, tu mi dici la possibilità di andare a Mediaset. Quindi non ti posso dare questo. Allora, tu te lo sai. Arriviamo. Tu forse, tu da un punto. Ah no, no, non spreco l'aiuto. No, io comunque ribadisco la mia idea che non è Italia 1, sì. Ok. Non lo sei ricordato. Rai 2 passava dagli anime. Ma io mi ricordo che passava prettamente OAV. Ti posso dire già subito di no, perché io mi sono visto un sacco di anime. Posso andare avanti con i miei pensieri? Tanto, se sbaglio. Io lo dico per aiutarti. Ah, quindi può essere TNC o MTV. C'era anche un baby su Rai 2. Ho pensato questo. Ora, siccome... Ah, non sapevo, tipo vero. Ora, siccome MTV passava un sacco di roba bella, dico MTV che è la E. La D. Quella che è. Quindi tu mi stai dicendo che MTV, quindi ex TMC2, quindi stiamo parlando che è venuto in Italia dopo gli anni 2000. Dopo 4 anni che uscito in Giappone, poi può essere. Non fare il coglio di... Tua risposta definitiva? Sì, ma no. La accendiamo? No, ma sì. No, ma sì, ma... Ed è giusto. Lo sapevo io che sono... Come detto, ora ne facciamo una difficile da chiudere. Oh, ragazzi, ho paura perché sono scarso. No, no. Sei scarso di equivoci. Allora, negli episodi 3 e 4 è possibile sentire delle citazioni di un famosissimo filosofo. A una teoria di un famosissimo filosofo. Una citazione, una teoria. Si fa riferimento a una teoria, come viene detta okay. Chiaramente. Di A. Kierkegaard. B. Freud. C. Schopenhauer. D. Bergson. Io so che dei riferimenti su Freud ci sono dal punto di vista di alcuni personaggi. Per esempio, io ho letto che Studio di Shinji è ancora rimasto alla fase orale. Diciamo quindi che, Freud. Diciamo che è più sull'aspetto psicologico di Freud. Sì. Ora, questo non vuol dire che poi è il riferimento che viene fatto nella seconda, nel secondo, terzo e quarto episodio. Perché parliamo di questi specifici. Ora, di quanti punti è? Puoi chiedere un aiuto. Io lo chiedo l'aiuto. Che cosa vuoi? Il vostro aiuto. Il nostro aiuto. Per favore, siate clemente. Era riferimento al dilemma del porco spino. Ah, sì, la sapevo cosa sono sentito il porco spino, ma di chi è? Cosa no, ho detto anche la teoria, ti ho detto questa è stata il nostro aiuto. Ma no, ma questa la sapevo, questa cosa, la teoria del porco spino. Ora, la teoria del porco spino, ecco, devi pensare che cosa fa riferimento. Arrivaci, cioè, è sai più o meno di del porco spino, che è filosofo. Vabbè, già altri aiuti non ne posso. Vabbè, allora, se il dilemma del porco spino, io dico quello che non mi ricordavo che, cioè, meglio, quello che pensavo che fosse il meno filosofo di tutti. Dici Freud? Freud, la B. Anche perché è tedesco? La B è tedesco, Freud. Austriaco, non so. Comunque, parlava tedesco, quindi dico la sì. B.
No, accendiamo. Si scriveva le sue parole in tedesco. E le tue risposte in definitive? Yeah. Ma voi sbagliate. E chi credo? No, Rivenda sarà ancora più fortunato. Non mi ricordo le altre due. Schopenhauer. Ma che, ma scusa, ma io ho spiegato l'aiuto a voi, ma mi hai suggerito la risposta. Ma hai detto la teoria. Allora, se tu, allora, io non ho mai studiato filosofia. Allora, sapendo le tematiche trattate della giusto. Se tu riesci ad associare più o meno le tematiche e gli argomenti di cui trattano quei quattro filosofi, ci potevi arrivare. Ma io non ho mai studiato gli filosofia. Gli unici che erano due abbastanza deprimenti, molto introspettivi, molto, diciamo, l'interiorità, erano Kierkegaard e Schopenhauer. Sicuramente è facile perché ha fatto studi umanistici come te. No, perché ha fatto studi scientifici come me. Cioè, che io filosofia non ne so niente. Oh mio, è giusto ammettere proprio il limite, non la sapevo. Sapevo la teoria del porco spino, ma io non avevo cercato di chiedere. Dilemma. Ed era il dilemma. Ah, del dilemma che tu hai. Ah, il dilemma del porco. Ti faccio recuperare tre punti. Sì, Schopenhauer non faceva. C'erano tantissimi. Schopenhauer. Anche altri cognomi, cioè. Beh, Chopin. Chopin. Follow me. Chi viene custodito nel terminale dogma? Da tre punti per fatto di recupero. Vabbè, lo so. Il terminale dogma. No, dici le per le risposte. Per le persone da casa, dai. A. Tabris. No, Tabris è l'ultimo angelo. B. Armisael. Quello è un altro angelo. C. Adam. No, quello era Antartide. Lilith. Lilith. La accendiamo, sì. La tua risposta definitiva, sì. Che tra l'altro ecco è conservato con la lancia di Longinus messo in un crocifisso. Giusto, perché per non farci mancare nessun riferimento alla religione. Ragazzi, sono disperato, ragazzi. In che episodio appare per la prima volta Asuka? Oh sì, vai avanti, penso di saperlo. Episodio 5. Episodio 6. Episodio 7. Episodio 8. Sei del c***o. Cioè, perché li avete messi spaziati così? È come ah, cioè, no, ma sei punta di differenza. Certo. Su 26 episodi. Certo. Ma sei scemo. No. Sì. Quindi 5, 6, 7, 8 sono le risposte. Sì. Allora, prima che voi leggevate le risposte, tu pensavi la numero 8. Mi potete dare un secondo? Mi devo ricordare loro quale angelo stanno sconfiggendo. Quello che fai con i... No, quello che va sottoterra. Quindi penso dopo che hanno distrutto il coso, no, cubo, quella specie di roba volante con la super arma mega fotonica. Perché lì c'era Raya Yanami che proteggeva lo studio di Shinji a sparare. Sì, e quindi... E non mi ricordo che all'epoca già c'era Asuka. O già c'era sì. Oh, io dico al numero 8. La accendiamo. Perché quando sono andato a cercare informazioni su Asuka c'è scritto prima apparizione qualcosa 8. Non so se è l'ottavo capitolo del manga o l'ottavo episodio, ma io dico 8. La accendiamo? Sì. La tua risposta sì. Definitivamente? Sì. Sì! Congratulazioni! E questo appunto poteva portare un po' in inganno, perché tu dici, ma mi aspettavo tipo episodio 5, episodio 7, poi quando l'ho visto, ho visto che è episodio 8 effettivamente, quando appare per la prima volta, ho detto, ah, non è proprio immediatamente, ma nemmeno tantissimo. Sei pronto? Sì. Con quale nome viene identificato il liquido con cui viene la rinvita la cabina di pilotaggio? La so. A. LSL. Sì. B. LSD. Giusto. C. LCL. D. LCD. Ragazzi, l'avevo letta ieri, ve lo giuro. Da un... Ti puoi buttare. LCL? O LSL. Con le L finale, ah? Sì, sì. LSL. LCL. Ragazzi, l'avevo letta ieri, ve lo giuro. Mi ricordo che LL ha ricordato la lettera centrale. Ma per questo è la prima cambiata la lettera centrale. L'avevo letta ieri sera, dannazione. Da un punto, poi mi butto. LCL. No. Sì, LCL. LCL.
LCL, la mia risposta definitiva. La confermiamo? Qual è la LCL? A, B, C o D? C. A. Scusami, C. Non era convinto. Allora, mi ripeti di nuovo le risposte, sai che faccio confusione io. LSL, LSD, LCL, LCD. LC. No, non parlo di me. La C. È la mia risposta definitiva, è la C. Ed è sbagliato. Ed è giusto. Ed è giusto! Congratulazioni! Come hai detto? Bravo! Fai un'altra domanda. Sai perché mi ricordavo? Sai perché cioè cosa ho pensato? Perché non mi ricordo. Non mi ricordavo che ero nel centro, c'era. Io mi ricordo c'era un vuoto nel centro. Un vuoto. Nella presenza. Una LOL. No, mi ricordavo che era tipo una G. No, ma la G non c'è. Infatti ecco che diceva, ma ripetete quelle con la lettera centrale. G. Cultura generale. Oh. Sì. Quale di queste cose è vera? Quale di queste affermazioni, visto che l'hai detto, è vera? Sì! Sono le domande in cui faccio totalmente confusione! Come è sempre stato? Questa è facile, questa è facile. Ah, questa è la vedete, cinque. Quale di queste è vera? È vera! È vera! Vai! A. Asuka è nata il 5 dicembre 2001. B. Shinji è nato il 5 giugno 2001. C. Fuyutsuki è nato il 9 aprile 1957. Misato è nata l'8 dicembre 1986. Se ora te le ripeto. Ma io non lo so! Non lo so! Allora, una è vera. Asuka, 5 dicembre 2001. Prima di Natale. Shinji. Senti già. Stupidi Shinji? 5 giugno 2001. Come te? Esatto. Qui c'è il clickbait, mi sa. Aspetta, qui c'è il clickbait. Vai avanti, qui c'è il clickbait. C. Fuyutsuki, 9 aprile 57. Può essere, è attempato, quindi. Misato, 8 dicembre 86. Può essere il clickbait, tutta la verità del 5 giugno. Vuoi che te lo dico io? Allora, ovviamente poi svederemo. Siamo nel 2015. I ragazzi hanno 14 anni. Quindi non può essere quella di Asuka. Perché sennò avrebbe 13 anni. Compirebbe 14 anni a dicembre. Può essere quella di Shinji. Ma lui ha già 14 anni. Ha 14 anni compiuti. Quindi, siccome Katsuragi se la merita, io dico Katsuragi. Ma non c'è Katsuragi. Misato. Ma Misato. Non è Katsuragi, Misato. Misato, il nome è Katsuragi, insegnò. Io una volta che dico una cosa giusta nella vita. È Misato. Quella giusta. È nato l'8 dicembre. Cioè è nata l'8 dicembre dell'86. 86. Minuto. 96. Aveva 86, 14 anni al secondo imba. Ci siamo con le. Aspetta, 86. Hai ragione. Allora è quella di Fuyutsuki. Quella di Fuyutsuki. La C. Scusi, ma è quella di Fuyutsuki. La accendiamo? Sì, sì, sì. La risposta definitiva? Sì. Ora io prima di arrivare alla risposta giusta. Mi vuoi bacchettare? No, no, ti ridico tutte le date originali. Allora. Asuka. 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 Asuka è nata il 4 dicembre 2001. Mi dispiace, è nata nel 2001. Ah, vabbè. È da dicembre. È una millennia. Shinji. Quanto è boccia? Shinji. Non è nato il 5 giugno del 2001. Beh, perché quello sei nato. Ma. Il 6 giugno. Fuyutsuki. Non è nato il 9 aprile del 57. Bensì del 56. Quindi è proprio Misato. Misato è nata l'8 dicembre dell'86. Difficile, questo è proprio. Tanto, stiamo andando benissimo. Che gruppo sanguigno ha Ryoshi Kaji? Queste sono delle informazioni che tu appena tipo scrivi il nome, è una cosa che ti appare subito. Cioè, appena tu hai dato una scrollata e li ha visti tutti.
A. A. B. B. C. A. B. D. Zero. Mi confondi troppe lettere. Le risposte sono A, B, A, B, zero. Ah, esatto. Ma io ti sto uso. La tua influenza. Uso il 50 e 50. 50 e 50. Okay. Ah. Okay. Oh, letteralmente A, A, B. Anche la risposta è A, B. A o B. Io ti strozzo. A, B, A, A, B. No, A, B. Allora, posso fare una cosa anzi mi ha messo in chiudersi in un avio? Controllare? No, posso tirare una moneta e far uscire la moneta? Ce l'hai? La prendiamo. Ho trovato 50 centesimi. Moneta. Simbolo di 50 è testa. E sarà per A. A. L'altra parte è ovviamente il simbolo di questo scudo di Malta, perché sono di Malta. E B. E B. Vai. Lascialo cadere a terra. E poi. Ma è legale questo. No, no, non lo so, alla fine. Se... Per favore, vai a vedere, penso che sia croce. Da qua penso che sia croce. Croce! Visto che tu sei, diciamo, il. Portavoce. Il portavoce. Quindi. Quindi B. La accendiamo. Cioè, la tua risposta è definitiva? Non è proprio la sua, è quella della moneta. Sì. Perché il caso ha deciso così. Ed è sbagliato. Era di era A. Quella da un punto. Chi trasporta durante il suo viaggio verso il Giappone l'embrione del primo angelo? Asuka, Ryonji, Fuyutsuki, Suzuhara. Il primo angelo è Adam. Secondo me è Fuyutsuki. O Fuyutsuki. Quindi la C per un punto. Asuka era troppo piccola. Suzuhara anche. Ryoji. Sì, poteva essere Ryoji effettivamente. Ma come si chiama? Fuyutsuki faceva parte del team di ricerca. Quindi la C la accendiamo. Non saprei cosa dire. Da un punto sì, dico di sì. Ed è sbagliato. Esattamente. Ed è. Ryoji. Ecco. La telecamera, l'inquadratura, il camera. L'esplosione, c'è stato un. Controlliamo. No, no. Mi rimetto la scarpa. Ultima domanda. Sì! Sarà lui. Accendi il cervello. Beh! È cultura generale! Eddio, mi devi ascoltare bene. Aspetta. Ci sei? Ok. Quale tra queste affermazioni su Neo Genesis Evangelion è falsa? Ok, è falsa. A. Domitilla D'Amico doppia un personaggio diverso nel ridoppiaggio Netflix. Dovevamo mettere forza così il doppiaggio. B. Shigeru Aoba suona la chitarra. C. Il numero di serie riportato sul collarino di Pen Pen è BX293C. D. I personaggi principali rispecchiano il carattere di Hideaki Anno. A D è vero. Sicuro. Ok. Quella di Pen non lo so. Quella della chitarra me la ripeti? Shigeru Aoba suona la chitarra. Allora. Quindi io dico quella della schitarrate perché io sono benissimo la chitarra. Quindi la B la accendiamo. Perché ho detto che è falsa, giusto? Una sola è falsa. Perché io sono benissimo la chitarra, che è falso. Ok. Guardatevi questo video. Posso? Io mi dissocio. Mi sono allenato così tanto. Vai. E anche questo. La tua risposta definitiva per un milione di nulla. Sì. La accendiamo. Un milione di nulla di doppi dollari. Doppi nulla. Doppi nulla. La accendiamo? Sì. Allora, andiamo con esclusione. Oh. Domitilla D'Amico doppia due personaggi diversi, perché quando è uscita la prima versione, lei era molto giovane, doppiava un personaggio da bambina. E poi credo che lei doppi, forse, non voglio sbagliare, ma è la Katsuragi. E mi pare di sì. Poi
i personaggi principali rispecchiano il carattere di Hideaki. Quello è sicuro. Questo avevamo. Shigeru Aoba suonerà la chitarra oppure no? No, per favore. E invece sì, aveva la faccia dal classico personaggio da Kiss Me Licia, no? In realtà, il numero di serie riportato sul collarino di Pen Pen è BX293A, non C. Capito? Mi presti il computer? No. Perché? Capito? No, usi il tuo. Vabbè. Che succede? No, niente, a posto. Un'indifferenza radiofonica. Quanti punti hai fatto? Non ci vado a sottrarre, Ah, ho vinto la grazia! Quattro. Visto che ho vinto la grazia, mentre che lui conta i punti, io dico queste curiosità. Nell'OAV di End of Evangelion, no? Che tu non hai visto, nella prima scena Asuka è rimasta ferita dal comandamento con l'ultimo angelo, mm-hmm. È in ospedale. Shinji la va a trovare e dice: svegliati, facendo questa cosa si svegli, si scoprono le tette. Ah, ok. Lui, secondo te, in ospedale, con lei in coma, con le tette fuori, cosa farà? Quello che avrebbe fatto chiunque altro. Non lo so, visto che quando poteva, in altre situazioni, è scappato. Ti do quattro risposte. A. Scappa, perché lui è un cagasotto. B. Tocca le tette. C. Si masturba. D. La violenta. Non lo so che cosa... Facciamo che gli tocca la testa perché è stupido. È la B, la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Ed è sbagliato, si fa un seghino in ospedale! Peggio! Sì! Peggio! A lui ho fatto vedere questa scena. Quindi per questo motivo che ho vinto la grazia, vi do questa curiosità. Io non pensavo fosse così scemo, perché quando poteva fare qualcosa scappava. Quindi io ho detto, vabbè, allora gli tocca la testa. Per non lamentare la gravità della sua... stupidità, invece no, totalmente idiota. Dicevo, hai avuto la grazia, ma non ti ho aggiunto punti. Che vuol dire? Me ne hai tolti? Cioè, no, non ti ho tolto punti, ti ho conteggiato solo le risposte esatte. Quindi, sappiamo che il buono è... 25 avevamo stabilito? Avevamo stabilito 25. Tu hai fatto esattamente... Non ho paura, cioè io lo so, io ho sempre detto che sono... 13 punti. Sì, sono stato rimandato! Sono stato rimandato! Per l'episodio speciale hai fatto 13 punti. Vabbè, per questo è l'episodio speciale, non c'è motivo. 13 punti. Faccio quello che ho detto una volta alla mia professoressa all'università. Non sapevo nulla dell'esame. Io mi alzo col mio foglio. Mi alzo col mio foglio con tanto orgoglio. Poi c'è l'università. Mi fa, perché stai consegnando? Mi ripresento la prossima volta. E me ne andai. Ma non c'è un'altra prossima volta. Hai preso 13, te lo tieni, e verrà segnato sui per nostri sempre, siti. Come diamanti. Esatto, sui nostri siti, sui nostri social, tu hai preso 13 punti. Prima che chiudiamo, iscrivetevi al canale, commentate questo video sul mio non sapere nulla di Neon Genesis Evangelion. Andate sul sito che lei ha pubblicizzato. Esatto, andate su www.borderlineitalia.com. E ci vediamo col prossimo episodio, che chissà da quale anime recensiremo questa volta. Ciao!